c'è una nuova dimora per tutti gli sportivi di Fermo, Sport Cash. Non solo centro scommesse sportive Sisal, ma anche bar, sala slot, videolotteri e tutto il calcio in diretta TV. Fai la giocata giusta. Qualunque sia la tua squadra del cuore, Sport Cash ti aspetta tutti i giorni a Fermo nei rinnovati locali di Via Spontini, zona Viale Trento. La Fermana sciupa una grossa occasione per ridurre a meno 5 lo svantaggio dalla capolista Matelica, che subisce a casa della Cagliese, penultima in classifica, una inattesa sconfitta, la prima della stagione. Quindi, in questo momento, la Fermana resta l'unica squadra imbattuta, sia in casa che fuori, il Matelica soltanto in casa. I gialloblu sono bloccati a Corridonia sul secondo pari 0-0 consecutivo e si accontentano di salire a meno 7 dalla vetta. Nonostante ciò, l'ambiente gialloblu è sereno. Adesso abbiamo alle spalle una società forte, ha detto Mister Giudici. A dicembre la squadra verrà di sicuro rinforzata e i ragazzi sono più tranquilli. Sono soddisfatto della prestazione di oggi e dell'impegno, ma non del risultato, dovuto alle solite pecche in attacco, ha concluso Giudici. È il solito ritornello, speriamo di risolverlo a breve. Consolasio squalificato e ben 7 indisponibili, Attadia, Cafagna, Vitali, Cristiano, Tartabini, Matera, Francisco Casim, praticamente un'altra squadra. E il coach Giudici schiera sin dal primo minuto 3 under, esordio di Moccia un 95, e in panchina, dove siedono per la prima volta lì gli juniores Castelli e Pompei, il più vecchio è Livini, il secondo portiere, 22 anni. Nonostante ciò, la Fermana ha dettato il gioco, costringendo i rossoverdi a giocare di rimessa, ma senza mai impegnare Chessari, mentre il portiere del Corridonia è stato più volte costretto a salvare la propria porta dalla capitolazione. Terreno di gioco pesante, quello del Martini di Corridonia, e pieno di buche che rende difficile il gioco e il controllo di palla. Nella formazione iniziale, con il rientro di Bolzan dalla squalifica, si ricostituisce la coppia difensiva centrale con Cudini, esterni di difesa De Tullio e Gentile, mediani davanti alla difesa Perra e il giovane esordiente Moccia, esterni Mattia Fabiani e Lebre, Mangiola dietro all'unica punta Andrea Fabiani. Poi nel finale esordio anche della punta Pompei, prelevata dalla Juniores, inserimento del giovane talentuoso Pazzi e di Luki Casim, fino a vedere Bolzan centravanti nel tentativo vano di scardinare il bunker rossoverde. Cronaca. Al 13° cross di Martinelli, Zancocchia di testa manda alto. Al 18° risponde la Fermana con Lepre che spara da fuori aria, sul fondo. 20° preciso cross di Lepre, Mangiola di testa manda fuori di poco. 23° Fabiani liberato in area davanti al portiere manda fuori sul palo più lontano. Al 41° Bolzan carica un gran tiro da lontano, la palla schizza sul terreno bagnato davanti a Carnevali che mette in corner. Al 43° un bel cross di Mangiola da sinistra, davanti al portiere rossoverde Carnevali mancano per un soffio la deviazione vincente, prima Lepre e poi Mattia Fabiani. Nel secondo tempo il forcing della Fermana si intensifica. Al secondo minuto Andrea Fabiani, fermato dall'arbitro per un presunto fallo di mano in aria, il giocatore protesta sostenendo che ha toccato con la spalla. Al 9° cross in diagonale di Lepre, Mattia Fabiani da solo in aria non trova la freddezza di concludere a rete. 19° il generosissimo Mattia Fabiani fa partire dal limite un tiraccio che fa la barba al palo destro. 24° dopo una punizione di Perra, prolungata azione di attacco della Fermana con Bolzan che si rende pericoloso. Al 28° serpentina di Mattia Fabiani che semina diversi avversari e fa partire un tiraccio che purtroppo termina sul fondo. Al 32° ancora cross di Mattia Fabiani, Mangiola anticipato in corner davanti al portiere. Al 35° la più grossa occasione per la Fermana di sbloccare il risultato, cross di Mattia Fabiani dal fondo, Mangiola a 2 passi dal portiere spreca un'occasione limpidissima. Al 47° Luki Casim davanti al portiere non angola abbastanza il tiro e si fa parare in angolo. Dal corner i gialloblu protestano per un tocco di mani in aria. Come si vede dal replay il tocco di mano è abbastanza evidente, l'arbitro ben appostato ha detto che si poteva proseguire probabilmente perché il pallone andava in una zona del campo dove era ininfluente. La nuova società, con il patron Giorgio Fabiani e il rientro del vice Sergio Logante, si presenta ai tifosi in una conferenza stampa martedì pomeriggio nella sala stampa dello stadio comunale Bruno Recchioni di Fermo. Sono soddisfatto perché secondo me abbiamo disputato una buona prestazione dal punto di vista della volontà, del modo di stare in campo,
tutte e due le squadre erano mancanti di diversi titolari, anche se bene o male alla mia squadra, quando mancano quei pochi titolari di peso, il valore viene meno. Però bisogna dare adito ai ragazzi che sono scesi in campo, che hanno fatto bene la prestazione. Ho visto una partita equilibrata, loro hanno avuto un paio di occasioni più nitide, noi dovevamo sfruttare qualche ripartenza nel primo tempo dove ci siamo presentati quasi a tu per tu col portiere, sebbene eravamo distanti, non abbiamo avuto la personalità giusta per andare fino in fondo, e quindi diciamo che pareggio meritato, insomma, quindi bravi a tutti. Ecco, il suo Coridoni ha affrontato sia il Matelica che la Fermana. Quali differenze ha riscontrato tra i due pretendenti, diciamo, la vittoria? Ogni partita c'ha una storia a sé, però c'è da dire che noi nel Matelica l'abbiamo affrontata in condizione peggiore di quelle di oggi, perché ci mancavano ancora più titolari, mentre al Matelica non mancava nessuno, e invece oggi la Fermana era mancante di diversi giocatori, quindi io penso che la Fermana ha più qualità di Matelica. Si tratta solo che deve trovare la giusta serenità, la giusta tranquillità. Ho letto sul giornale in settimana che hanno diciamo, rivisto la struttura societaria, per cui questo gli permetterà sicuramente di fare la rincorsa su Matelica, perché ha dei giocatori che la obbliga a fare. Sì, molto amaro in bocca, purtroppo sapevamo delle difficoltà della partita, che poi è diventata molto più difficile visto le numerose assenze che avevamo. Penso quasi un'intera squadra, però i ragazzi hanno fatto bene, sono un campo difficile, anche difficile da giocare con una squadra che si è reclusa bene. Ci abbiamo provato, abbiamo avuto due o tre palle gol veramente clamorose, non ci siamo riusciti, è un ritornello. Dobbiamo solo migliorare e andare avanti e credere nelle prestazioni che facciamo. È l'unico modo, perché oggi c'era tanta delusione nello spogliatoio, ci abbiamo provato veramente con tutti i modi, non ci siamo riusciti. Dobbiamo solo lavorare e migliorare, soprattutto migliorare anche l'organico e tutto l'aspetto offensivo. Peccato, perché il Matelica oggi ha perso, era un'occasione per guadagnare un po' di punti. Sì, va bene, ma tanto sia questo campionato sappiamo che è difficile. Questa sconfitta del Matelica prima o poi deve arrivare, è stata una sorpresa. Però noi non dobbiamo guardare agli altri, adesso dobbiamo guardare a noi stessi, i problemi che abbiamo e risolverli. Perché tanto se guardi agli altri ma non risolvi i tuoi problemi non vai da nessuna parte. Anche intervento sul mercato, dicendo che credo assolutamente sì, perché io dicevo pure non so più cosa fare, nel senso che le abbiamo provate tutte. Oggi abbiamo provato anche gli ultimi 7-8 minuti Bolzan per dare più peso, però dai, l'unica cosa bella che mi lascia un po' di sollievo è la prestazione e i ragazzini, perché è entrato Pazzi, ha fatto benissimo, è entrato Casim, ha fatto benissimo, ma soprattutto quelli che sono entrati, perché già giocare dall'inizio era un po' più preparato, perché Fabiani, Andrea ha fatto benissimo, ha avuto l'occasione più clamorosa dopo quella di Lepre per fare gol, quindi siamo... Vabbè, quella di Fabiani è stata una bella azione dove il ragazzino stava davanti alla porta da solo. Io dico, però una cosa è entrare subito, già tu ti prepari per la partita, sai, fare 20 minuti con quella confusione che c'era poi in campo, e entrare bene come sono entrati i 95, i 96, credo che sia un punto di soddisfazione e di lavoro della partita di oggi. Per il resto rimangono i soliti problemi, rimangono le solite delusioni, e poi speriamo di migliorare, perché io penso che la prestazione sotto tutto il punto di vista di gioco era davvero difficile, perché giocare, se vedevate il campo in mezzo, era veramente non brutto ma disastroso. Però i ragazzi hanno stato tutti, abbiamo provato a giocare. Io penso che sono due partite che vediamo una Fermata con un grande spirito, una grande voglia, una grande abnegazione. Adesso abbiamo anche una società forte dietro, abbiamo tutti per fare bene, dobbiamo colmare 7 punti, però li colmiamo solo con la fiducia e guardando avanti, perché se mettiamo a piangerci addosso sicuramente faremo il ruolo dei danni. Il Matelica non è imbattibile, ha dimostrato oggi. Il Matelica non è imbattibile, ha dimostrato con la Fermata, perché abbiamo fatto la partita a senso unico. Però dopo, sai, quando hai tutto quel vantaggio, giochi tranquillo, è una rosa facile, le altre stanno in difficoltà. Non ricordiamoci che fino a ieri questa squadra
ha nascosto dei seri problemi, perché giocare con tanti problemi negli spogliatoi, adesso ve lo dico, non è stato facile, è stato semplice e anche oggi è stata tanta tensione, perché poi da una parte c'è il risultato che devi fare, da una parte ci sono delle situazioni abbastanza complesse che non vi sto a spiegare, poi adesso speriamo che riacquistiamo questa serenità e questa voglia di fare. Però sono convinto che questo è un progetto che sta andando avanti bene, ma soprattutto sta crescendo con dei giovani, che è una cosa importante, perché oggi ne abbiamo schierati 3 dall'inizio e 3, poi praticamente 6-7 giovani che hanno fatto bene, di cui uno messo in campo nemmeno sappiamo il nome, forse mi sembra scherzando perché l'abbiamo preso dalla Juniors, visto che oggi avevamo Cristiano, Tartabini, Vitali, Matera, Cafagna, Tadia, Casin Francesia, avevamo una squadra fuori veramente, parliamo di giocatori che non è che fanno la differenza alla Fermana, la facevano anche in altre categorie, però quindi Matera era della partita, solo stamattina alla rifinitura del sabato mattina non si è presentato, aveva un forte dolore, speriamo che non sia un appendicite, però sta sotto valutazione medica. Casim domenica ha fatto una grande partita e secondo me non stava bene, però sono ragazzi generosi e questo a volte lo pagano pure in campo, perché devono essere un po' più corretti con loro stessi, perché poi ne pagano le conseguenze. Cristiano e Vitali potevano anche, però era troppo rischioso e sicuramente rischiavamo di perderli per tutto il campionato. Adesso speriamo di recuperarli prima possibile. Tartabini come sta? Tartabini penso che la prossima settimana dovrebbe togliere i punti martedì. Quindi ce li avrai tutti? Anche Casim recuperato? No, tutti non ce l'avremo sicuri, però già speriamo di recuperarne un paio, perché per dare un po' di fiato. Perché può giocare domenica? Eh? Potrebbe giocare domenica Tartabini? Sì, una volta tolto. Secondo me Tartabini è il problema minore. E poi vorrei rimarcare una cosa, perché io credo di avere dei 4, 5, 6 giocatori anziani, lo dico sempre, ma stanno giocando dall'inizio dell'anno, si stanno tirando la carretta dall'inizio dell'anno, a livello mentale, a livello di sacrificio, a livello fisico, quindi i Perra, i Bolzan, i Cudini, cioè, questi sono giocatori che veramente sotto questo punto di vista ti danno tanto, tanta forza e tanto entusiasmo e ti ci fanno credere fino alla fine. Perché dimora per tutti gli sportivi di Fermo. Sport Cash. Non solo centro scommesse sportive Sisal, ma anche bar, sala slot, videolotteri e tutto il calcio in diretta TV. Fai la giocata giusta. Qualunque sia la tua squadra del cuore, Sport Cash ti aspetta tutti i giorni a Fermo nei rinnovati locali di Via Spontini, zona Viale Trento.